No, insomma, avete capito. C'è però qualcuno che ha deciso di reagire alle minacce del surriscaldamento globale a modo suo. E noi lo siamo andati a trovare, non prima di aver fatto l'opportuna profilassi antimalarica. Benvenuto Gianni Zattorelli. Che succede? Anche le nutri se so se cae. Stasera c'è, sempre... c'è il maiale che sta sgocciolando, ti ci ho mangia detto. Stasera. Ho detto che voglio le nutri e non il maiale, oh, che mi faccio in casa del stomaco. Zandonai, buonasera. Con chi stava parlando? No, scusi. Scusate, la mia signora. Ah, no, no, guardi, si figure, anzi, buonasera alla sua signora. Dunque, Zandonai, lei fa parte di quel 19% che non crede al riscaldamento globale. Come mai? Io credo che il riscaldamento globale non esiste, è un'invenzione di quei signori che sono lì a Roma e che non fanno altro che chiedere dei soldi per emergenze che non esistono. È una volta il virus, una volta la scuola, una volta il sole che fa troppo caldo. Io mi preoccupo se il sole fa freddo, non se il sole fa caldo. Ma cazzo stai facendo? Sì. Sto sistemando. Ho capito, ci sono la televisione, dai. Zandonai, scusi, però aspetti. Io vedo che no, lei vive... No, pala, fa così, ha un carattere alto, però è buona, l'amo ma tanto. Ma è una donna straordinaria. Allora, vedo che lei vive in mezzo alla natura. Non ha notato che il clima è cambiato, che ogni estate fa un po' più caldo della precedente? Oddio! Tutta una zanzara. No, dicevo, ogni anno fa più caldo del precedente. Lei non se n'è accorto questo nella sua palude non dove è, vive. Ma non è il pianeta. Zitta, l'ha già fatto, domanda alla televisione. Che succede? Non è il pianeta che si sta surriscaldando. Come no. Dice quella frutina lì con le trecce che va in giro per il mondo in barca a vela col soldi Greta. Delle nostre tasse. Greta Thunberg. Se ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di dire la verità, sì. Direbbe che il caldo qui in Italia lo portano gli immigrati. No, come Zandonai, in che ma senso? Tu, un pugno. Che l'ha detto un pugno? Guarda, guarda che c'è un'ape, vai! C'è l'ape, signora l'ape! Già mangiamo l'aperitivo, dai! Buono, si pappa! No, però non ho capito il senso di quello che ha detto. In che senso gli immigrati... Quei signori che vengono dall'Africa. Con i loro bei cellulari, Le loro belle cuffiette. Belle lauree in astrochimica! Arrivano qui, noi gli diamo 30 euro al giorno, loro accendono il loro bel wifi e trasformano il paese nel Sahara. Dov'è che fa attenzione. Più caldo in Italia? Dov'è? Che mi muoiono dove? Al sud, al sud. E dov'è che sono più migrati? Al sud, sempre al sud. Allora c'entra, sono scemo, non lo sono scemo, guarda che bella tosa che mi sono sposato. Guarda, bellissima, vai, una signora italiana. E mi raccomando, falle sì. Il sashimi da rana, non so. Ma che buono, vedi? No, mi piace più i sashimi. Stasera mi piace più i sashimi. Si fa, si mette un pochino di quella salsa di teriyaki che mettono quei signori lì. Quella è buona. Adesso però... Vede che c'è l'amore. No, allora, Zandonai, dunque, però lei da italiano si sente in pericolo? La domanda è mal posta. Io non mi sento e non sono italiano. Sì, no, però scusi, casa sua qual è, Zandonai? Casa sua, lei, quella che lei definisce casa. Io mi sono dichiarato indipendente dalla Padania e ho fondato con orgoglio il libero stato di Zandonia. Mezzo ettaro rigoglioso, Zandonia. Del quale sono dittatore in perituro e nessuno può venire qui a dettare legge. Vedi, però uno stato indipendente, questo è interessante, parliamone, ci spieghi, Zandonai. Uno stato Zandonai. Da solo, con tutti i crismi, come il Vaticano o Gardaland. Ma quindi c'è una legge, avete una costituzione voi a Zandonia. Costituzione è una parola che non mi piace. La legge di Zandonia ha 3 articoli. Prima si spara, poi si chiede chi è. Il terzo? Vabbè, e battete anche moneta? Certo, abbiamo il Zandò. Ecco, capisce? Quanti euro vale un Zandò? Quanti euro vale? No, Mari, non mi parli dell'euro. Io con la truffa dell'euro non voglio avere a che fare niente. Lo Zandò in euro non si cambia né ora né mai. Se non ci credete, chiedete al mio ministro dell'economia. A proposito, ma ci presenta quella bella signora? Ce la fa a vedere? La chiami? Ma certo! Ecco. Tania! Vieni! Vieni! Sempre con sto fucile. Tania! Guarda due volte per venire, eccola qua, ti come cazzo te sei, come cazzo te sei vestita, te la mette il taglierino come Jackie Chan e di no come cazzo te sei vestita che hai la televisione, ti volevo vedere. Il governo ti ha condito mille volte che non devi sparare contro il tetto, pategana! Allora, ragione. Se arrivano le zanzare mi assumo la responsabilità, parla col dottor Ferrario che gli ha la televisione. Buonasera parla, signora, mi sente? Buonasera. Salve, buonasera, mi sente? Ah, mi manca poco. Metto le alghe dentro al castoro, in bocca al castoro, mettese le alghe che mi piace così. No, signora, aspetti, prima di cena, scusi signora, prima di tornare alle sue rane, visto che c'è insomma una cucina, come producete energia a Zandonia? Avete dei pannelli solari, estraete gas?
Perché insomma stiamo parlando anche la ringrazio un po' di per la domanda perché anche noi qui non a Giandò. Lo devo dire io, l'ho chiesto a me, ma no. Faccia parlare la signora Giandonai. Le donne fanno sempre come le pare. Sono così le donne, pure mia moglie uguale. Io per prima della domanda, perché posso dire con grande orgoglio che noi altri a Giandonia stiamo guardando al futuro, possiamo assicurare che entro il 2030 saremo in grado di fare un fuoco. E senza dover fare i turni a vedere che non si spenga. Non so se è poco, Giandonai, però mi perdoni, ma metta caso che lei abbia torto e che il surriscaldamento globale arrivi a Giandonia, lei che cosa farà? Oh, che arrivi il surriscaldamento globale! Lo aspetto a braccia aperte! E allora grazie a Gianni Giandonai e alla sua signora per questo prezioso intervento. Grazie. Perché davvero ci ha fatto... Stai facendo? Che succede? Stai attenta che mi anneghi la chiappa! Infatti, vedi, una bella famiglia italiana. È quello che abbiamo visto questa sera, al Paese Reale. Il nostro programma è fatto anche di questo.